Beh, se dovessimo fare, diciamo, cosa veniamo criticati praticamente su tutto, vogliamo anche del non rapporto con la Cina, allora non è questo il ragionamento che bisogna fare. Qui c'è un'accusa pesantissima che viene lanciata sulla base di un documento di cui nessuno ha verificato appunto la veridicità nei confronti di una persona che non c'è più e la cui, diciamo, etica, la cui morale pubblica è ben nota ed è specchiata. Allora, siccome Casaleggio, figlio Davide, sta facendo tutte le querele che è necessario fare, vedremo dov'è la verità. E io dico che prima di infangare la memoria di una persona che non c'è più e di un intero movimento politico che, dottoressa, lei sa bene che abbiamo rifiutato quasi 130 milioni di euro di rimborsi elettorali, beh, tu se già ci andavamo a prendere 3 milioni e mezzo, ma per fare cosa? Per fare cosa? Io sono del Movimento dal 2006, noi siamo una forza politica che ha sempre viaggiato su 0 euro di spese, non spendevamo niente e quei pochi soldi che usavamo per le campagne elettorali ce li mettevamo noi. Quindi fare un'accusa di questa è infamante, inutile, anzi. Io dico non sono complottista, però mi preoccupa, insomma, che oggi ci sia tutta questa enfasi per una cosa che peraltro, come giustamente ha detto lei, era già uscita tempo addietro. Quindi non c'entra niente con le nostre posizioni politiche. Poi le nostre Io però posizioni non l'ho politiche detto che era possono uscita essere tempo addietro. criticate. Io non ho L'ha detto che era detta uscita qualcuno tempo sì, mi scusi, dottoressa, nel forse nel servizio. servizio, perdoni. Sì, io naturalmente questa è la sua, come si dice, reazione, replica a questa vicenda. Devo dire però che la questione della veridicità del documento, della non veridicità, non è stata confermata neanche quella. Diciamo che c'è una questione sospesa. Oggi diversi quotidiani riportano dubbi dell'intelligence italiana sull'autenticità, ma senza un verdetto, diciamo, di autenticità o non autenticità. L'autore Che noi non dell'inchiesta, teniamo. no, no, l'autore dell'inchiesta naturalmente conferma, come avete sentito. Allora, buongiorno e benvenuto a Claudio Cerasa.